E ritornando all'interno del Museo Storico Navale, vogliamo curiosare ancora un po', e non soltanto le imbarcazioni tipiche veneziane, quelle piccole che solcavano le acque della laguna, ma anche le vere e proprie navi. E fra le navi, quella più famosa e quella più ricca era senza alcun dubbio la Bucintoro. Nel Museo Storico Navale c'è un modellino e noi siamo andati a vederlo. E dopo aver parlato della gondola, del libro scritto dal nostro Gilberto, parliamo di navi ed era logico parlare di questa nave per eccellenza, la veneziana, la Bucintoro. Sì, ogni tanto viene in mente a qualcuno l'ipotesi di ricostruire il Bucintoro. Naturalmente è un'impresa molto difficile, all'estero sono costruite anche delle navi molto più importanti, però sappiamo che in Italia tutto diventa molto più complesso, anche le cose più semplici. In particolare il Bucintoro, questo è l'ultimo dei modelli dei vari Bucintoro che si sono succeduti nel corso degli anni, e il Bucintoro era la nave di rappresentanza naturalmente del doge, della signoria, e veniva sostituito più volte quando diventava troppo vecchio. In particolare questa è la ricostruzione fatta dagli stessi costruttori dell'arsenale dopo che l'ultimo Bucintoro fu bruciato dai francesi durante l'invasione a Venezia. Il soggetto del prossimo libro, che uscirà tra poco, spero prima della fine d'anno, si chiamerà Navi Veneziane, sarà il primo catalogo sistematico di piani di costruzione di queste navi, di quelle che abbiamo visto anche prima, cioè le galee, i vascelli, le navi che hanno fatto la fortuna di Venezia, perché noi dobbiamo dimenticare che le radici di Venezia sono nell'acqua, e nell'acqua salata naturalmente. È importantissimo documentare questa storia, che è sempre stata vista più per l'aspetto, diciamo, romanzato, che non proprio per i dettagli dell'architettura navale. Quindi un libro per ricordare la storia delle navi, ma per quanto riguarda invece questo museo all'arsenale, di cui si è parlato tantissimo, verrà fatto oppure se ne parla insomma ancora? Sì, se ne parla tanto. Io spero sempre che l'arsenale abbia l'utilizzazione per cui è nato, cioè uno spazio che è già museo e potrà essere dedicato con una grande facilità allo scopo per cui è nato, cioè al museo navale, un grandissimo museo allargato nel quale poter inserire non solo l'aspetto museale, cioè di raccolta di cimeli antichi, ma anche di costruzioni, anche modelli naviganti, anche imbarcazioni storiche. E questo sarebbe, io credo, un polo d'attrazione turistico eccezionale, che toglierebbe anche parte dell'invasione di turisti che stanno attanagliando San Marco. Se vedete, le sale del Museo Navale sono praticamente deserte, mentre in questo momento probabilmente a San Marco si sta combattendo una lotta all'ultimo panino, all'ultimo tramezzino, perché abbiamo centinaia di migliaia di turisti che stanno letteralmente consumando i gradini di Palazzo Ducale.